Club sono fondamentali nella vita americana durante la settimana, perché comunque è dove la maggior parte degli studenti passa il loro tempo. Benvenuti e bentornati su un nuovo video. I club sono delle attività organizzate dagli studenti per passare durante la settimana lavorativa il loro tempo. Sono aperti in genere a tutti gli studenti della scuola, anche se comunque durante l'anno ci sono magari delle restrizioni ad entrare. O comunque magari bloccano le iscrizioni dopo un paio di mesi dopo essere partiti. Quando si organizza un club si sceglie un giorno della settimana in cui ogni settimana appunto dove la gente ci può andare e si va in una classe, presiede un insegnante anche in modo che possa sorvegliare gli studenti e ci si ritrova direttamente lì, sono gratuiti, sono e in genere vanno a tema, vanno, possono essere politici, dove si discute, ma anche dove si fanno delle attività, magari come volontariato o comunque altre attività. I club sono fondamentali nella vita quotidiana degli americani, infatti uno studente che frequenta l'high school può iscriversi a tutti i club che vuole, comunque, e passare il tempo in questo modo durante la settimana, in cui comunque si va a scuola, non durante il weekend. Ed è quello che la maggior parte degli studenti fanno. Finisce la scuola all'1, alle 2:30 per quanto riguarda qua in Arizona, e dopo gli studenti vanno direttamente nelle classi dove appunto si fanno dei club. Non ci sono voti magari per vedere se sei bravo, se hai un impegno costante, perché comunque in genere non sono molto impegnativi. Non si è obbligati ad andare ad ogni lezione, ad ogni club. Sono molto rilassanti, appunto, e diciamo invece di trovarsi normalmente con gli amici. In America ci si trova appunto in queste classi dove c'è un gruppo di studenti, magari di 10-15 persone, ma anche soltanto in 4-5 addirittura. E così insomma si passa il tempo durante la settimana. Genericamente ci sono due cose che si possono fare nella high school, comunque da teenager durante l'anno: o lo sport o il club. E appunto uno decide, poi magari. Quando uno deve fare uno sport vengono fatti in genere dei provini per vedere se sei abbastanza bravo. Se appunto non superi i provini, ti tocca iscriverti a dei club per fare qualcosa, se no comunque puoi anche tornare a casa. La maggior parte della gente è iscritta a club, magari soltanto uno o magari due, anche se comunque tanti tornano direttamente a casa e non fanno granché, insomma. La quantità di club che in genere ci sono nelle high school sono veramente tante. Questa qua, per esempio, è una lista di tutti i club che ci sono, e come vedete sono due pagine, fronte e retro, e poi c'è anche questa qua. Sono tutti molto diversi, insomma, c'è libera iscrizione. Tra i club può comparire anche band, dove si suona magari musica classica oppure musica jazz. Ci sono tantissime attività. Scacchi, discussioni di politica. Volontariato, ci sono due club di volontariato, club che ti preparano alla vita che un americano farà il college anche, ci sono davvero tanti tipi. Io per adesso sono iscritto ad un club ed è il Garden Club, dove praticamente piantiamo un po' di piante, verdure, insomma, facciamo queste cose qua per fare qualcosa, è 2 volte alla settimana. È divertente, ci sono qualcosa come 10 persone, è molto tranquillo. E poi ogni tanto vado anche al chess club, infatti appunto puoi andare in questi club anche se non sei proprio iscritto, tante volte puoi andare liberamente, puoi entrare e puoi starci appunto per magari 1 o 2 volte. Comunque in realtà giochiamo ai videogames. Quindi questo è tutto, i club, ovvero tutto quello che fanno gli americani durante la settimana, ciò che fanno. Se noi ci troviamo con gli amici, loro vanno a questi club durante la settimana. Infatti la scuola è abbastanza importante nella vita americana di tutti i giorni durante la settimana e i club sono una delle maggiori attività che gli studenti fanno. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto cosa ne pensate. Se avete qualche domanda sui club, a quale club vi iscrivereste? O comunque, vi piacerebbe fare un club? Vi piacerebbe fondarlo, organizzarlo? Lo fareste? I vostri insegnanti lo farebbero? E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdere altri video e ci vediamo alla prossima!